oggi a Napoli la prima edizione del PA Social Day. Sì, è una delle 17 tappe che contemporaneamente in Italia PA Social ha messo in piedi oggi. Qua a Napoli in particolare affrontiamo un tema determinante per la pubblica amministrazione e per la comunicazione digitale, che è la disinformazione online, cioè le fake news, e proveremo a capire come la pubblica amministrazione può diventare un ente, un soggetto determinante per combattere la disinformazione online. Quali rischi e quali opportunità per la pubblica amministrazione attraverso questi nuovi strumenti di comunicazione? L'opportunità è la vicinanza, la prossimità, la capacità di dialogo e interlocuzione con i cittadini, è la funzione della pubblica amministrazione. I rischi sono un utilizzo non sempre appropriato dei mezzi che può essere di danno per le pubbliche amministrazioni.